Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Franzio di Ciunghi. Oggi come vedete siamo su un gioco completamente nuovo. Siamo sulla beta crossplay di Knockout City, in realtà vabbè, l'ho pronunciato un po' male. Un gioco molto interessante che era stato annunciato un po' di tempo fa. Io l'avevo visto allo State of Play di Sony di qualche mese fa. È un gioco che sarà è in arrivo il 21 maggio di quest'anno per mi sembra PS4, Xbox, cioè PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X, Nintendo Switch e PC, quindi disponibile per tutte le piattaforme che volete. Un gioco molto interessante, appunto è una beta alla quale mi ero iscritto un po' di tempo fa e che finalmente ho l'occasione di provare. Di cosa si tratta? Fondamentalmente si tratta di un gioco prodotto da Velan Studios e pubblicato da EA, fra l'altro, quindi diciamo comunque un titolo appunto pubblicato da una casa abbastanza importante. Si tratta fondamentalmente di un gioco che va a riprodurre Dodgeball in modo molto più adrenalinico, diciamo, appunto con questi palloni che avranno poteri speciali, personaggi molto molto interessanti, tutto molto adrenalinico e dinamico, e proprio per questo mi interessava molto. Premiamo X per iniziare la primissima volta che ci gioco. Ok, qua abbiamo le, diciamo, le cose di base. Corri verso una palla per raccoglierla, quindi dobbiamo, immagino, semplicemente passarci sopra. Tieni premuto R2 per caricare il tiro e rilascialo per tirare. Più tempo terremo caricato il tiro poi, più potente sarà appunto il nostro tiro, e premi L2 al momento giusto per ricevere le palle in arrivo, perché noi possiamo bloccare le palle che ci verranno lanciate, e poi adesso andremo a vedere tutto meglio, potremo bloccarle e rispedirle al mittente. Ho visto qualche gameplay, ok, siamo qua, va bene. Allora, è molto molto carina la grafica, devo dire molto semplice. Afferra una palla, quindi ci camminiamo sopra e la prendiamo, e premi R2 per lanciarla, quindi così la stiamo caricando e rilasciandola possiamo, immagino, lanciare. Ok, così, perfetto. Sembra molto molto carino. Allora, il gameplay, ok, con X saltiamo, immaginavo. Vediamo di riprendere la palla, va bene. Allora, intanto possiamo vedere un po' la grafica, ci sta veramente, ovviamente è una beta, quindi potrebbe ancora subire qualche modifica, ma ci sta. Così con Option apriamo il menu principale, ok, ci sta, possiamo personalizzare il personaggio, bello, ci sta tanto. Qua è, diciamo, una un po' un tutorial, immagino. Qua abbiamo i seleziona vai all'allenamento per imparare le basi. Ok, vai, andiamo all'allenamento, impariamo un po' come funziona questo gioco, perché è veramente molto interessante, secondo me. Ok, siamo dentro, siamo ufficialmente dentro all'allenamento. Immagino che andando su questi ci dirà qualcosa. Ok, raccogli radiobot sparpagliati sulla mappa per imparare a affrontare le riste. Va bene. Allora, vediamo questo, cosa ci dice. Usa L per muoverti, R per guardarti intorno, va bene. Io nelle impostazioni con Options, va bene. Questo, diciamo, lo sappiamo, possiamo guardarci intorno così. Molto molto semplice. Premi X per saltare, questo lo sappiamo anche. Vediamo cosa ci dice il prossimo. Diciamo, queste qui sono le cose di base. Molto bella, questa mappa qui l'avevo già vista qualche video. Ok, cammina verso i palloni per raccogliere, premi freccia di sinistra per lasciarli. Quindi possiamo anche lasciarli, così lo prendiamo. Va bene, e così immagino che lo lasciamo per te, lasciamo via. Ok. Dunque, vediamo dove sono i prossimi consigli. Andiamo un po' a vedere i consigli. Qua abbiamo un nemico. Vediamo se ci dice qualcosa riguardo questo nemico. Ok, questo già l'abbiamo visto. Rilascia premere R2 per lanciare. Immagino che la mira sia automatica, esatto. Va bene, l'abbiamo praticamente sbattuto. Proviamo a riprendere la palla, a vedere se lo riusciamo a colpire un pochino più violentemente. Ok, vabbè, l'abbiamo un po' sbalzato via. Vediamo cosa ci dice qua. Premi L2 per ricevere i lanci in arrivo, ok. Quindi possiamo provare addirittura appunto a ricevere i palloni che verranno mandati. Qua possiamo lasciare la palla, immagino, ok. Vediamo se il nostro amico ci lancia la palla, il pallone, vediamo cosa ci dice. La cornice di avvertimento rossa, ok. Ti mostrerà inoltre. Ah, ok, quando ci stanno agganciando fondamentalmente arriverà una cornice intorno a noi di avvertimento. Vedete, questa qui è la nostra postazione per ricevere, molto molto carina. Adesso vediamo se poi possiamo mettere in pratica tutto quello che stiamo imparando. Premi X mentre sei in aria per aprire il tuo aliante, ok. Quindi fondamentalmente, ok, tipo Fortnite mi viene in mente adesso. Ok, va bene, vediamo cosa abbiamo di altro da fare. Poi ovviamente in partita andremo a vedere tutto meglio. Bella questa cosa qua dell'aliante, mi sembra molto molto divertente. Ok ragazzi, ho completato l'allenamento da solo per evitare di far venire un video troppo lungo. Ho capito, diciamo, un po' quali sono le meccaniche di base, ma adesso è il momento di entrare in partita.
Allora, a quanto ho capito, credo che la unica modalità disponibile nella beta sia una modalità deathmatch a squadre, ok. Possiamo anche scegliere di cambiare personaggio. Carino. Poi possiamo anche personalizzare, quello che ho capito, i nostri minion. Userei quello di base, diciamo, che mi sembra carino. Ok, eccoci qua, questa qua è la mappa rotonda KO, l'ho già un po' vista appunto negli allenamenti, poi non vi ho registrato tutto l'allenamento, sennò veniva veramente un video infinito. La palla gabbia è la palla speciale di questa partita, ok, questa qui è il nostro team, eccomi qua, bellissimo. Ok, un team molto molto carino, poi vi darò magari dopo che avrò registrato il video, di personalizzare magari un po' il mio personaggio, farci un po', prenderci un po' la mano, e poi vi dico sotto se volete altri contenuti effettivamente su questo videogioco. Ok, è iniziato il round, il primo che arriva a 10 punti vince. Allora dobbiamo cercare dove sono innanzitutto gli altri, quelli lì sono i nostri amici, ce li indica quando li vediamo con una F. Vorrei una palla io. Allora, devo cercare di recuperarmi una palla. Ok, qua sotto abbiamo i nemici, no, via, 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 via. Ok, attenzione perché qua siamo in territorio di guerra, ma io ancora non sono riuscito a prendere una palla. Lì ne abbiamo una, sì, vediamo di prendercela, perfetto. È la palla gabbia, signori, che è quella speciale. Vediamo di fare qualcosa di carino. Ok, l'abbiamo intrappolato, signori, signori. Prendiamolo, prendiamolo. Corri, 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 che lo posso prendere. No. Ok, l'abbiamo fatto KO, l'abbiamo fatto KO. Questo qua è il nostro amico, perfetto. Lavorare di squadra qua è veramente tanto in questa modalità, almeno poi non so quali saranno le altre, sono molto curioso appunto di vederle. Non so, questo gioco qua secondo me è molto interessante, se mi dico sotto cosa ne pensate, se vi piacerebbe vedere altri contenuti qua, perché secondo me è molto divertente da portare. È un gioco che promette abbastanza, fin dal momento che l'ho visto ho detto questo gioco ci sta. Siamo 5 a 1, stiamo vincendo direi, sì, siamo noi quelli che stiamo vincendo. E allora, ho perso il team avversario, non li vedo più, ve lo dico davvero, non vedo più dove siano gli altri. Cerchiamo di recuperarceli, ok, un po' sensibile, devo abbassare la sensibilità se si può fare, credo proprio di sì. Ah, ecco, mi hanno preso con la palla. No, scappa, scappa, scappa! Mi hanno preso, aiuto! No, mi devo portare dove non posso fare danni. Ok, perfetto, mi sono portato dove non potevo fare danni. Ah, potevo buttarmi sui nemici, adesso che ci pensavo. Dai, prenditi questa palla! Mannaggia, ho preso il muro, fratelli. No, 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 è mia, aiuto! No, quando siete senza palla qua bisogna fuggire perché saranno miliardi di persone pronti a prendervi. Ok, adesso mi piace un sacco la meccanica del dash in avanti che mi fa veramente fare delle cose molto molto interessanti, però mi servirebbe una pallina, Qua credo che spawni la palla gabbia, da quello che ho visto. Non trovo i nemici, sto un po' camperato, siamo 7 a 1, ci mancano 3 punti. Oh no, mi stanno agganciando, mi stanno agganciando. Quello lì ha la palla, non l'ho visto, no, ok, perfetto. Ragazzi, comunque vi giuro, mi sto divertendo un sacco, è troppo bello questo gioco, secondo me merita tantissimo. Non so se anche voi ne conoscete l'esistenza, perché comunque non è un gioco, diciamo, che conoscevano tutti, ma secondo me merita davvero, mi ciullano le palle in continuazione, ne voglio una io, per favore, io sto gironzolando, sono un bersaglio in continuo movimento, però vorrei anche andare un pochino più aggressivo, dunque. Molto carino qua che ci sono tutte le macchine tipo levitanti, molto bello, vediamo se riusciamo a recuperarcene una, eccola qui, è mia, è mia! Distruggiamo questo qui, no, cioè, mi sa che, mamma mia, mi hanno sfracellato. Ok, abbiamo vinto, non me ne ho neanche accorto. Ok, round 2, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, voglio prendere una palla se la trovassi magari, allora andiamo un po' al centro mappa che mi sembra un posto un po' strategico per trovare qualche pallone. Allora, qua dovrebbe spawnarsi la palla gabbia, quindi vediamo. Eccola qua, infatti. Perfetto, prendiamola. No, mi sono buttato sotto come uno stupido. Mi ero dimenticato che qua ci fosse il vuoto. Allora, vediamo, vediamo. Oddio, no, no, mi hanno tirato sotto, mannaggia. Allora, quindi, cosa sta facendo? Stanno facendo i miei amici, stanno facendo tutto loro, ve lo dico, perché io non riesco a trovare una palla, una benedetta palla non la riesco a recuperare. Bellissimo che si possa fare il dash in avanti anche quando si sta volando, cioè queste cose qui. Qua diciamo che se uno ci tryharda un po' si possono veramente riuscire a fare delle cose molto interessanti. Dai, 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 riusciamo a fare qualcosa, riesco a recuperare una cavolo di palla. Mamma mia, che mossa da pro player completamente a caso. Dai, me l'ha lasciato una, qua c'è un cadavere, mamma mia, poverino. Allora, vediamo se mi riesco a prendere qualcosa. Ok, ho preso una palla senza volere. Ah no, era un mio amico. Sì, è un mio amico.
È un nemico, lancia qui. Questo qua sta spammando. Lancia qui dove? Voglio cercare di colpire, di lanciarti addosso a qualcuno. Voglio lanciarti addosso a qualcuno, amico. Adesso ho la palla. Vabbè, dai, lasciamolo in pace. Vogliamolo qua. Ma perché si è ributtato addosso a me? Eccolo, eccolo lì indosso, amico. Boom, mamma mia, potentissimi. Oddio, oddio. Ok, c'avevo un minimo di lag, ma mi devo levare. Mi devo trovare un pallone e ritornare aggressivo. Però adesso me ne voglio andare qua. Eccolo qua, perfetto. La palla gabbia. Allora, luce viene della gente, molto buono, però troppo distante. Troppo distante, quindi annulliamo un secondino qua il lancio. No, mi hanno, mannaggia loro, mi hanno intercettato. Preso? Sì. Ok, qua siamo con i miei casini. Però credo l'abbiano, mamma mia, l'hanno lanciato chissà dove. Bellissimo. È molto caotico, diciamo, soprattutto in questi momenti, ma è questo, diciamo, che lo rende un gioco molto divertente. Qua sotto abbiamo un pallone, prendiamocelo. Capiamo dove sono i nemici. Ok, stiamo vincendo, ma abbiamo un vantaggio non enorme, eh. Eh sì, volevi prendermi la palla, maledetto. No, aiuto. Mamma mia. Mi hanno intrappolato. Ok, abbiamo vinto. Ragazzi, questo gioco, concluderei qua il video, perché già comunque immagino che sia venuta una cosa abbastanza lunga. Scrivimi qua sotto cosa ne pensate di questo gioco, se vi piacerebbe vedere altri contenuti, anche se la beta finirà appunto il 4 domani, non so se questo video uscirà il 3, il 4 oppure anche più avanti. Comunque vi auguro buona Pasqua, perché probabilmente questo video lo farò uscire il giorno di Pasqua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica, lasciate un bel mi piace per supportarmi, entrate nel mio server Discord dal link in descrizione e seguitemi su Instagram, e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!